Signori, è cambiato tutto su Marvel Snap, a partire dal Yoda di ieri, è partito una roba, regà, che non si sa quale sarà il prossimo meta deck, che se ci pensate, con Yoda hanno gambizzato, se vogliamo, la maggior parte delle carte meta, per non parlare dell'archetipo del Lockdown che ha dominato per questo mesetto e che alla fine è stato gambizzato, cioè non esiste più, visto che adesso il prof con Cannonball, la combo è stata sfaldata e quindi Cannonball, se usato, può andare a far spostare le carte nella location del Profix, ma anche sarà ritoccata Ela, che alla fine, se vogliamo, abbiamo già anche parlato nel gruppo Telegram di sta roba che non è un nerf, perché alla fine con gli UK non cambia nulla. Sì, intanto venite, entrate e dialoghiamo di sta roba, ma se ci pensate, alla fine io spero che la scimmia che utilizzava Ela adesso con gli UK lo scarti in una maniera esponenziale con il corvo, perché sì, perché questa è la tragica conclusione di qualsiasi persona che gioca Ela. Poi hanno gambizzato comunque anche la spada, che adesso Shadow King si può fare roba, lo puoi far tornare a zero. Hanno un attimino debuffato, nerfato ancora di più Red Hulk. Ci sta, adesso io sono d'accordissimo su Red Hulk, adesso 6-10 che prende il più 3 di potere, d'accordissimo. Ma le carte che andremo a utilizzare oggi per questo lussuosissimo video sarà Shanna con il più 2 di forza e il grande Gilgamesh, che se vi ricordate abbiamo anche già utilizzato in un bel mazzettino che ve lo lascio sempre qui in descrizione. Ma adesso con il più 2, non si sta parlando di quale buff incredibile, però adesso è anche un pochino più umano, se vogliamo, e incentiva le persone a prendere il pass, perché ok, sì, le risorse, però alla fine a tenersi da un pass interessa anche la carta di per sé, come per esempio, non lo so, come è stata Opsummer, come è stata anche, che ne so, Elsa Bloodstone, Loki, ce ne stanno tante di carte di Season Pass che hanno impattato maggiormente. Le andremo a utilizzare in un mazzettino del genere, Peppa Pig. Quindi il funzionamento è sempre uguale come in ogni Kazoo, Kazar, Blue Marvel, Gilgamesh, abbiamo anche la Mockingbird. Ci abbiamo belle due touch card, Red Guardian e Nocturne. Se non ci avete una di queste due, vi consiglio di introdurvi anche Kaiera, così siete tranquilli da un eventuale Killmonger. Adesso vi dico anticipatamente che il massimo di Gilgamesh con questo mazzo, soltanto tutte le robe, riempendo tutte le location, è una 5-20, quindi adesso è una finisher di tutto rispetto. Prima dici tu, vabbè, arrivava anche a 5-18, ok, per adesso è un'infinauta. Vai, due punti in un gioco di carte ti possono veramente regalare la vittoria come la sconfitta, lo sappiamo benissimo, quindi non dici è un qualcosa di minimo, ok, però è già un qualcosa. Ant-Man e Ant-Man, la mia variant è più figa. Cazzo, l'onda di sinistro, l'onda di sinistro è good. Io posso fare Dazzler, posso fare Dazzler e me la sdoppio. Poi possiamo anche tentare di fare Red Guardian subito. No, non lo farei Red Guardian subito per il semplice fatto che lui... Ciao, ehi. Good Squirrel, la butterei via l'onda di sinistro, perché ok, ci può essere utile con Gilgamesh, con Blue Marvel, ok, lo possiamo fare, però al nostro stesso mazzo, lui, dipende chi è messo meglio, quindi sperando che non sia un Red Guardian a quello. Dazzler, ok, la prio ce l'abbiamo, possiamo fare Mockingbird e sdoppiarla intanto, tanto possiamo fare ste robe quanto ci pare a noi. Tanto ci sdoppiamo la Mockingbird, ci abbiamo Red Guardian, volendo. Ci fotto con la Mockingbird attualmente, perché è troppo forte sdoppiare la Mockingbird. Valutiamo, valutiamo intanto come si mette la situazione. Possiamo anche tentare di fare Red Guardian doppio, che facciamo una marea di danno. Il problema è che se farlo adesso o meno. Adesso no, però se butta la Squirrel poi diventa inutile Red Guardian. Notifiche, del cazzo. Secondo voi quale sarà il prossimo meta deck? Potrebbe essere Thanos? Bah. Attualmente dovrebbe essere una bella roba, anche perché è stato reworkato, a me piace in questa season sto Thanos, anche se poi all'inizio quella settimana lì e poi non l'ho più giocato, ho optato per altri mazzi, perché un mazzo del genere con Gilgamesh adesso può essere considerato, secondo me, divertente, se ci pensi. Ok, non possiamo fare più. Madonna. Va bene, devo fare doppio Blue Marvel più Gilgamesh, mi sa. Io sdoppio Blue Marvel viene qui, faccio la Squirrel, sposto Nocturne qui, faccio la Squirrel, faccio doppio Gilgamesh, sì. E mi sa che è una bella play. C'ho intanto Blue Marvel. No! Come ti sei permesso? Diventava esponenziale, raga, Gilgamesh. Però abbiamo già capito come funziona il mazzo, è una bellissima curva. L'unica cosa è che, ripeto, come ho detto nel precedente video, è che sembra... E alla fine ci abbiamo le giocate contate. Perché ok che ci abbiamo i drop a 1 che in qualche modo ci fanno, capito? Però il turno 4, turno 5, cioè, sono quelle. Se noi non possiamo cazzare Blue Marvel, il mazzo non gira. Dici tu. Ok, però attacchi a ste robe. Eh sì, vabbè. Attacca a ste robe. Devo attaccarmi a ste robe, purtroppo. Lui ci snappa in faccia il primo turno. E noi.
Calma, sperando che non abbia un destroy, perché se c'è un destroy e mi ha snappato in faccia, io me ne devo andare proprio al turno 2. Ah, devo fare fine turno, è vero, sono un po' rincoglionito. Diciamo Jeff, abbiamo anche Nocturne di turno 3. Ce l'abbiamo le carte, no? È un Tama. È vero, non ho notato minimamente quanto avesse di carte nel deck lui. Dazzler ci sta, potremmo anche pensare di fare Dazzler più Antman, ma Nocturne mi sa che è worth. Tanto, poi non ci abbiamo il turno 4, quindi in qualche modo, eh? Sarebbe anche una grandissima Shanna. Se ci dà Shanna è worth. E time, c'ha Thanos da fare. C'ha Thanos da fare, bello. Ci ha preso anche il cornicione, bello. Lui non può fare Thanos adesso. Cosa molto bella. Spero non abbia coso con l'Obsidian. Altrimenti è un disastro. Facciamo così, guarda, non snoppierei Ant-Man, non lo snoppierei. Turno 5 io devo fare per forza Blue Marvel. Questo è vero. Però intanto facciamo così. Quello è cool Obsidian. Giusto? Ma Loki. Ah, e Loki è un disastro. Nocturne qui. Poi facciamo Mockingbird più Dazzler. Anzi. Così, così e così. E poi valutiamo. Per chiudere ci può dare Nico Minoru. Inutile, ci può dare Kazar. In qualche modo lo possiamo utilizzare. Ma Blue Marvel è la scelta ideale. Se mi dai Blue Marvel posso fare Blue Marvel Nico. Cioè se mi dai Nico, sorry. Questo è. Se ci dà Gilgamesh comunque non ci facciamo nulla. Perché prende solamente il buff. Oddio. Prende il più 4 lui. Prende più 4, più 5, più 6. Perché c'è sia la Squirrel sia Nocturne. Ok. Va bene, valutiamo sta roba, dai. Vediamo. E ok. Basilos Diablos. Vediamo che gli ha pescato Loki. Nico. Mockingbird se la riprende. Ti chiudi? Gilgamesh. Madonna. Ok, là ci abbiamo 11 punti di differenza. Vediamo di riuscire a fare robe. Non possiamo. Però se noi facciamo Blue Marvel in qualche modo contestiamo. Andiamo a 22. Andiamo a 22. Mettiamo altri 3 punti qua. Andiamo a 25. Non facciamo nulla. Quindi l'unica cosa è puntare a quest'altra due location, dai. Mi sa che non basta perché c'è anche la Mockingbird. Dici Loki. Quella sarà... Oh, Mockingbird è lì. Ragazzo. Ma conta almeno. E questo Red Guardian così al centro era un pochino a buffo, visto che avrebbe preso sicuramente lo Squirrelino. Non poteva prendere nessun altro. Buono così, buono. Anche senza Gilgamesh ha vinto sto mazzo. Unexpected. Che comunque oggi devo uscire il video della Fenice. Mi sa che esce domani, perché cioè, io non potevo non provare il nuovo Gilgamesh che... Ripeto, non si sta parlando di quale Ota incredibile da parte sua. Però adesso è umano, ragazzi. Ci pensate, adesso è umano. Giochiamo la Nico perché giochiamo in curva, dai. Giochiamo in curva. Adesso possiamo fare una roba che a me piace, ovvero quando c'è l'asteroide, la Nocturne settata in una location qualunque e poi si risposta sull'asteroide e tu la puoi rispostare, è una cosa fuori di testa. Molto bene, Nocturne sarà una grandissima spot averla presa. Ma io l'ho presa con i token, quindi non è che sta... Oh, lei, Cittadella dello Slout. Cittadella dello Slout. Vabbè, dai. Oh, l'ho nominata la Fenice. Buono Kullun. C'ha la prio lui. E lui snappa perché c'ha la full combo. Ma è possibile ogni volta che io becco la Fenice c'hanno tutti le full combo in mano? Ti maledetti. Allè, Venom. Bello Venom così. Bello. Sto maledetto che si è preso il robo. Va bene, spostiamo Nocturne. Non potevo chiedere location migliore, guarda, non potevo veramente chiedere location migliore. Abbiamo Shanna da fare. Abbiamo così che possiamo giocare a Mockingbird a 3 in qualche modo. Vai, giochiamo. Bello però Yondu. Ok. A due, sorry. A due. Oh cazzo, questo è un problema, questo è un disastro. Una prudenza del distretto X serve adesso. Io devo spostare Nocturne assolutamente su Kullun. Raga, la prudenza del dio. Mockingbird, facciamo Nocturne. Sicché poi noi il turno 6 possiamo fare Shang più... Ma perché lo chiamo Shang? Vabbè, simile. Drax più Shadow King, dai. Ok. Molto bene.
Allora, lui deve mettere per forza il suo Human Torch lì se vuole vincere, se parliamo seriamente. Buono. Buono. Ora ci abbiamo anche la prio. Ci abbiamo anche la prio. Lui che può fare? Ci abbiamo anche Stegron, regà. Adesso Stegron è reworkato. Sposto una carta avversaria a destra. Peccato non la possiamo fare qui. Che altrimenti ce la potranno gestire diversamente. Allora, uno, tentiamo di vedere se Human Torch arriverà qui. Perché, boh, non lo so, metti che c'ha Nainzola, ma non... Cioè, dovrebbe, però, c'è Distretto X, capito? Però a me verrebbe da fare, cioè, nel senso, ad aprighettare sta roba. E poi non vedo altre cose. Potrebbe andare a distruggere qui, però, sapete. Vediamo se riusciamo. Sì, mi piace sta roba, mi piace, mi piace. Signori, il Distretto X, il predict del capo. Vai, 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 così mi piace sta roba. Volevi. È troppo divertente sta roba, è veramente troppo divertente sta roba. Ci siamo comunque, siamo stati graziati comunque dal Distretto X. Ehi. Bravo, iscriviti al canale. Buona visione. Vedi, questo è uno dei motivi per cui io adoro Marvel Snap. È casualità. Casualità, quella parola che sono fan, chi è che gioca era. Neanche Shanna mi ha dato. Io come vinco sto game così. Va bene, Squirrel. Vabbè, prima il Distretto X, è solamente sì che ti distrugge. Se me lo ridai comunque il Distretto X mi fai veramente un favore. Lui non gioca nulla. Ok. Non posso vedere le carte che lui ha distrutto, ovviamente no. Però posso vederle da qua. Madonna, Destroyer, Magic, Shuri, Nico Minoru, Knull, Nimrod. E ci avrà detto allora? Sto maledetto, ci avrà detto? Che fedente, Lamentis con un Destroy contro. Destroy, strambo. Tra l'altro. Giochiamo Nocturne, poi ci abbiamo Kazar, ci abbiamo Gilgamesh. Abbiamo la Mocking. Questo è quello che possiamo fare noi è questo. X23 più Carnage. E lui ci avrà il Killmonger. No, lui ci avrà Killmonger. Io sono ancora più convinto che lui abbia cosa. Che lui abbia. Come si chiama? Killmonger. Io sono convintissimo di questa roba e ci avrà anche Death. Perfetto. Ora, io devo fare per forza Gilgamesh. Devo contrastargli sta roba. Il problema è che lui avrà anche Arninzola da utilizzare. Ci avrà anche Arninzola, quindi facciamo Gilgamesh. Ok. Quindi, ora, lui che può fare? Se gioca Death qui più Arninzola? Ok. Quindi noi dobbiamo solamente contrastargli sta roba. Che gioca qua Death va a 12. Posta Venom qui con Arninzola farà 19. Ok. Quindi a noi ci basta fare Nocturne. Vogliamo Jeff, lo mettiamo qui magari. E vediamo se funziona la play. Oh, teoricamente lì è vinta però sul Regno dei Morti, eh. Signori, la Nocturne. La Nocturne. Bello, bello. Dove vai, vai, X23 non puoi vincere. Mi dispiace. Vedete quanto è bella la Nocturne? Vedete che cosa può regalarvi? Può regalarvi le magie. E comunque ce l'avevamo collegata abbastanza bene. Ok, questo è un ritardato. Che ovviamente tu mi giochi il Destroy con Shang-Chi. Frate, tu non hai senso di esistere per quanto mi riguarda. Però questi sono altri discorsi. E se... Qualcuno di voi si domanda, ma perché una persona ha disfunzioni mentali perché utilizza Shang nel Destroy? Non c'è proprio cosa da commentare su questa discussione. Castello Blackstone, lui si prende già il più uno di forza? Bello. Complimenti. Lui può fare Tena Kitty, può fare Angela Kitty, può fare robe. Facciamo Jeff, giochiamo in curva, ci abbiamo Red Guardian, però ci abbiamo un trittico di scelta, niente male, Red Guardian, Nocturne, bene, grandioso.
problema è che lui ci avrà la prio. Lui ci avrà la prima, se riusciamo. Io lo tenterei comunque Red Guardian sul castello, eh. Lo tenterei. Che male che va, noi ci prendiamo la maledetta. Esatto. Esatto, vediamo. Meglio così. Ok? È brutta questa faccenda, perché è relativamente molto brutta questa cosa. E però noi ci abbiamo Shanna da fare. Ci abbiamo Ant-Man. Anzi, facciamo una roba. Buttiamo Shanna qui, facciamo Ant-Man qui. E non giocherei Kazar, giocherei Blue Marvel dopo. Se in qualche modo riusciamo a prenderci il vantaggio sul castello Blackstone, non è male. Il problema è che adesso lui ha due carte a disposizione. Quali potrebbero essere? Che lui c'ha 5 di mana? Kraven? Kingpin? Che è sto mazzo? Madonna, frate, se la Ghost Spider fosse stata lì. Brutta storia. Brutta storia. Ma con tutte le carte che potevi dare, ma mi dai la Ghost Spider che prendevo il vantaggio lì. Ma dai, ma scherziamo. Va bene, Kitty Pryde. Devo fare Squirrel più Kazar. È l'unica play che mi viene in mente di fare. E poi vediamo. Valutiamo sta roba. Vediamo se riusciamo a prenderci sto vantaggio gentilmente. Ok. Ok. Ha fatto Stegron il maledetto. Non posso vincere, raga. Io non posso relativamente vincere contro sto tipo. E io posso fare così, io posso fare così. E poi come vinco io? Centro, non vinco. È poco, se vogliamo. Vogliamo è poco. Proviamoci ugualmente, dai. Tanto ormai è così. Lui ha bisogno di giocare robe. Non gli contestiamo tutte le location facendo in questa maniera. Ma vediamo se... No, non ho visto se ho giocato prima Gilgamesh. Non basta lì. Ho giocato anche prima Gilgamesh, tra l'altro. Vabbè che non sarebbe bastato ugualmente. Però è bella questa interazione con Stegron. Io lo voglio provare adesso un bel movettino con Stegron Kingpin. Perché adesso gli si è dato un senso a questo maledetto lucertolone. Bello così. Facciamoci un altro. Ancora tu. Squirrel. Sì. Facciamo Squirrel. Ma Onda Assassino non è il massimo. Questa volta non c'è... No, vabbè, grande tela, frate. No. Non ci siamo. Oh, Zio Pera, comunque, due video consecutivi che ci stai nei video. Oh, complimenti. Non è da tutti, Nico Minoro. Vabbè. E diciamo che serve solamente un miracolo per vincere questo game, Nocturne. Non posso fare Shanna perché è relativamente inutile. Io spero solamente una cosa, che adesso c'è il 33% di possibilità di prendere la sua carta, ovvero Human Torch, no? Quindi sono curioso di vedere sta roba. Che se riesce a vincermi anche la probabilità è qualcosa di allucinante. Facciamo questo? No, non farei questo. Farei questo. Ci prendiamo anche il più 3 di energia facendo questo. Lì. Molto bene anche Nightcrawler. Spero che non mi sposti The Hood lì. Buono così. Vabbè, Shine, abbiamo perso la location e già lo sapevamo. Ora Kazar, se riusciamo a prendergli qualcosa con Red Guardian sarebbe ottimo. E basta, poi valutiamo quello che il da farsi. Lo valutiamo dopo il da farsi. Io non posso contestargli quella cosa con Rimbo con la mia Nocturne. Hercules, molto bene. Lì. Ok, ci avrà Morales, non lo so. Perché c'è anche Hercules? Frate, perché stai utilizzando Hercules? Di Denip, tra l'altro, che a me è una carta che manca, tra l'altro. E abbiamo lui, abbiamo... Beh, teoricamente noi le chiusure ce l'abbiamo. Il problema è che cosa noi vogliamo andare a giocare. Io giocherei Nico Minoro per dare il più 2 a Gilgamesh dopo. Abbiamo la chiusura di Gilgamesh più Red Guardian. Volendo. E poi valutiamo.
Anzi, sapete, io giocherei Nico qui. E basta, poi valuterei il da farsi dopo. Deadlock, Multiple Man, Ghost Spider, che sposta Multiple Man. Ok. Chiudilo. Non lo chiuda. Beh, al centro abbiamo perso, come sapevamo già. Abbiamo la Mockingbird a 0. Abbiamo la Mockingbird a 0. Io farei questo, frate. Onesto, io farei questo e chiuderei il game così. Io non so se lui può avere Killmonger, che è un mazzo strambo questo. Io non ho mai visto la forza principe con Hercules. Io non so come può andare a fine sta roba. Però, se ci pensi... Ah, vabbè, non basta, frate, non basta. Non basta mai, non basta mai. Gilgamesh, vediamo quanto ammonta. Ecco, 17, 17. Non è il suo massimale perché può arrivare a 5-20, però 17 è un buon numero, è una buona finisher. Vai, zio Pera, vai, zio Pera, vai, zio. Io ancora mi ricordo come mi ha vinto con quel maledetto dinamo col distretto X, ancora me lo sogno la notte. Però a me dispiace che comunque abbiamo dovuto attendere fino all'ultimo game per vedere Gilgamesh fare robe magiche e arrivare a un punteggio oneroso. Che perché non c'è, non abbiamo avuto modo di giocarlo più del dovuto. Provate il mazzo, raga, provate adesso il nuovo Gilgamesh che vi farà divertire veramente tanto. Ricordatevi, se non ci vedete o Red Garden o Nocturne, di mettere Cayena. Bella lì. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.